Ciao, io sono Emanuele e bentornato su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi sono qui per darti qualche consiglio per i tuoi acquisti online. Perché è chiaro che quando ci accingiamo ad acquistare, che ne so, un obiettivo da 800 euro, dobbiamo capire innanzitutto se fa al caso nostro e nel caso dove acquistarlo, se in un negozio fisico oppure online. E se decidiamo di acquistarlo online dobbiamo stare attenti alle migliaia di truffe che sono ormai all'ordine del giorno. Per cui ecco 10 consigli rapidi rapidi. Pronti? Via! Scegli il giusto corpo macchina. Non acquistare una reflex costosissima, pesante, con obiettivi ancora più pesanti, se poi, che ne so, ti dai alla street photography. In quel caso opta per una mirrorless. Valuta sempre molto attentamente ciò di cui hai veramente bisogno e non seguire le mode. Investi negli obiettivi prima che nella fotocamera. La qualità delle foto che scatti dipende in gran parte dalla qualità della lente. Le fotocamere, inoltre, vengono aggiornate quasi ogni anno ormai, mentre le lenti vengono aggiornate nel corso di più e più anni. Gli obiettivi sono investimenti più a lungo termine rispetto ai corpi macchina. Vuoi cambiare la tua fotocamera? Aspetta. Magari esce il nuovo modello della macchina che hai già e tu sei tentato di comprarla solamente perché magari ha quella piccola opzione in più rispetto alla camera che hai già. Fermati, fermati. Tieni conto che molto spesso i cambiamenti tra un modello nuovo e uno precedente sono davvero minimi. Mi serve davvero? Occhio all'impulsività quando acquistiamo, ragazzi. Alzi la mano chi non ha mai fatto un acquisto impulsivo per poi pentirsene appena arrivato a casa. Un consiglio che mi hanno dato e che secondo me, almeno nel mio caso, funziona alla grande è: quando stai per comprarlo, fermati e pensa per 5 secondi a: ma mi serve davvero? Separa nettamente il cosa vuoi da ciò che ti serve. GAS, Gear Acquisition Syndrome. Se non compro quell'attrezzatura non potrò fare quel tipo di foto. Sbagliato. Arrangiandosi con poco è possibile fare grandi cose. Ed è meglio avere poca attrezzatura ma saperla usare bene piuttosto che il contrario. Dove lo compro? Io acquisto online, con le giuste ricerche per capire chi è affidabile e chi no. In questo senso un negozio molto affidabile è NewPixel 24, un negozio sia fisico che online, serio ed affidabile. No, non ottengo niente dal pubblicizzarli. Noleggia qualcosa prima di comprarlo. Se sei in dubbio se acquistare o meno, ad esempio, che ne so, un obiettivo, puoi andare a provarlo personalmente in un negozio di fotografia, oppure, perché no, noleggiarlo per un weekend. Come ho detto all'inizio del video, bisogna fare molta attenzione alle truffe che con il mercato, soprattutto dell'usato online, si sono moltiplicate negli ultimi anni. Mi riferisco agli annunci di privati sia su eBay o comunque su altri siti di annunci. Appunto, nel caso di vendite tra privati è importantissimo conoscere il venditore, fatevi dare il suo numero di telefono, chiedete un incontro fisico di persona. Se lui lo rifiuta, sta nascondendo qualcosa. E non lasciatevi ingannare dai prezzi che sembrano troppo belli per essere veri. Il più delle volte nascondono una truffa. Attenzione però anche ad Amazon e ai venditori di terze parti. Non solo per quanto riguarda articoli costosi, ma anche per oggetti di costo ridotto, che vengono mascherati come prodotti di un brand e che scopriamo poi invece essere una cinesata. Questo accade soprattutto su Amazon con le schede SD, quindi occhio, eh. Batterie di brand o di terze parti? C'è chi dice che utilizzare batterie non originali per le proprie fotocamere o videocamere possa rovinarle. Io non so voi, però ho sempre avuto un po' paura di questa cosa, per cui utilizzo sempre batterie originali. Poi conosco persone che utilizzano batterie non originali e che non hanno mai avuto problemi, per carità. Bene ragazzi, questi erano 10 consigli per i vostri acquisti online, che sono frutto di tutta la mia esperienza di acquisti su internet, che iniziarono nel lontano 2005, quando ancora giocavo a Softair, avevo comprato il mio primo fucile. Io spero che questi, appunto, questi consigli possano tornarvi utili. Se ne conoscete altri, perché no, lasciatemi un commento qua sotto. Ragazzi, io come sempre vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate. Vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!